E qui non abbiamo, diciamo, dubbi di appartenenza, Toninelli è saldamente dei 5 Stelle. Vi siete un po' pentiti di non aver votato Mattarella? Perché a sentirvi oggi, insomma, lo avete applaudito più volte in aula, sono arrivati gli auguri di Grillo, siete andati in una folta delegazione al Quirinale. Guardi, un conto è votare un nome, un conto è applaudire quando vengono dette frasi importanti. Io penso che oggi il discorso del nuovo Presidente della Repubblica sia stato un discorso completo, con molte luci, alcune ombre. E non si può non applaudire un discorso che, dove si parla di disoccupazione, dove si parla di giovani, dove si parla di lotta alla mafia, lotta alla corruzione, dove si parla di centralità del Parlamento. Noi dobbiamo avere la speranza che questo Presidente veramente tuteli i più deboli, che questo Presidente tuteli la Costituzione. Dopo esprimeremo un giudizio. Pensa, sarà più facile lavorare, collaborare con questo Presidente e di riflesso anche collaborare in Parlamento con le altre forze politiche? È un po' presto per poterlo dire, noi però, come ha visto oggi anche tramite blog, abbiamo chiesto al Presidente di poterlo incontrare. Noi abbiamo dei sogni, in particolare il primo sogno è quello di eliminare quel cancro dello scambio politico mafioso, del voto di scambio, e riteniamo che il reddito di cittadinanza sia proprio quel modo per scardinare il voto di scambio. Ecco, io penso che la nostra richiesta di andare a parlare da parte del nostro leader Beppe Grillo col Presidente e portare quello che è forse uno dei punti più importanti di cui il Paese ha più necessità sia un qualche cosa di positivo, uno slancio in avanti, un'apertura. Poi vedremo, poi sarà il tempo a farci esprimere i giudizi più radicati. Paola. Che cosa è, ecco, ha già risposto in effetti, ma quello che voi chiedete a questo Presidente della Repubblica, oltre ovviamente alle indicazioni che lei ha dato e ha sottolineato, che sono importantissime, nel momento in cui il Presidente parla di un popolo libero, sicuro e solidale, lei pensa che il Movimento 5 Stelle, come ha detto più volte, potrà essere solidale con il Governo quando il Governo presenterà argomentazioni che vi vedano più o meno sulla stessa linea? Guardi, noi siamo sempre stati aperti ad una valutazione degli argomenti che la maggioranza e che il governo portava in aula. Si ricorderà recentemente l'elezione di uno dei due giudici della Corte Costituzionale, un nome che abbiamo valutato in maniera positiva e che abbiamo votato, sbloccando in pochi giorni un Parlamento bloccato per circa due mesi e mezzo. Ecco, io spero che ci sia questa volontà da parte della maggioranza di voler fare scelte positive per il Paese. Lo aspettiamo al varco, ovviamente riteniamo quanto fin qui fatto, cioè una legge elettorale con dei profili evidenti di incostituzionalità e una riforma costituzionale che, eliminando il bicameralismo paritario insieme all'Italicum, crea un accentramento totale del potere, abbia qualche cosa su cui il nuovo Presidente dovrà assolutamente riflettere. Quindi questo vi aspettate dal Presidente, dal nuovo Presidente della Repubblica? Non è la giornata, Toninelli, me lo rendo conto, ma i fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, chi tanto guardi, litigano in tutti i partiti, voi non siete un partito, siete un movimento, ma insomma consideri la cosa come altri, un unico condominio. Adesso dopo i giorni delle votazioni, delle celebrazioni, c'è da risolvere anche questo problema dentro casa di qualsiasi partito, ma parlo del vostro? Guardi, certamente, io parlo del nostro, anche se mi permetto di poter dire che vedo molte più problematiche all'interno degli altri partiti di quanto in realtà non ce ne sia all'interno del nostro. Io penso anche una cosa, penso che alcuni dei parlamentari eletti con il Movimento 5 Stelle in questi circa due anni si siano, mi lasci passare il termine, politicizzati o parlamentarizzati. Ecco, io penso che noi come faro dobbiamo avere quello di rimanere cittadini in Parlamento. Io non mi sento un politico, ma un cittadino prestato alla politica. È una cosa differente. Poi sono piuttosto scandalizzato e spero che la magistratura possa fare luce sulla questione eventuale di una compravendita di parlamentari fatta apposta per avere più numeri per andare a coprire quella maggioranza assoluta necessaria per l'elezione del Presidente della Repubblica. Evidentemente, dottoressa, avrà visto anche lei i servizi delle telecamere nascoste con cui alcuni nostri parlamentari sarebbero stati contattati per acquisirne il voto e l'appartenenza ad un altro partito. Ultima domanda, Toninelli. L'apriscatole si è inceppato oppure sta continuando a fare il suo lavoro? No, guardi, l'apriscatole sta per, no? Voi avete messo, assolutamente, apriremo il Parlamento come una scatola di tonno. Capito perfettamente, dottoressa. Io la ringrazio, non io sono dottoressa, ma comunque andiamo avanti, lei è gentilissimo. E dicevamo, si è inceppato o no? La ringrazio.
Io penso proprio di no. Penso anche che un nome di una persona per bene, anche se l'essere per bene, parlo evidentemente di Mattarella, non dovrebbe essere un requisito ma un qualcosa di scontato, sia anche frutto di una scelta, di una strategia, anche se chiamiamola strategia politica del Movimento 5 Stelle. Ricordiamoci che rischiavamo oggi di avere come presidente politici di professione come Casini, a professione attiva nella politica, come Casini ad esempio o come Amato. Io penso che il nome di Mattarella sia anche conseguenza di una scelta di nomi fatta dal Movimento 5 Stelle. Questo segna un passo in avanti di responsabilità da parte nostra.